Namaste, io sono Ace the Brave e ben ritornati a Game Dev Tycoon. Oggi giochiamo e costruiamo un nuovo gioco. Sì, vediamo di fare un nuovo gioco, lo chiamiamo dai vostri commenti Tales of Carbonia. Per la precisione l'ha fatto Yaker24Magic e sarà un gioco medievale. No, lui voleva un gioco fantasy, credo. Fantasy. RPG per TES, è il primo gioco che facciamo per TES, ovvero il primo Nintendo NES, quindi dobbiamo pagare 80.000 solo per avere la licenza, quindi sull'unghie andiamo così. Sarà il nostro primo RPG fantasy per Nintendo, avrà grafica 2D e vediamo che cosa salta fuori. Abbiamo già un bug così subito. Allora, intanto abbiamo 0 di engine, 100 di storia e 50 di gameplay. Faccio notare una cosa, qua sotto, se io metto 0 qua, non è che non fa niente, semplicemente userà poco tempo del tempo che ci vuole. Se mettete tutto al massimo è come, se vedete, se io metto tutto al massimo è come mettere un terzo, un terzo, un terzo, quindi non cambia niente se io mettessi anche così. Vedete, stessa cosa. Quindi lasciamo così, cioè diamo una buona parte della settimana a story quest, un pezzo a gameplay e un po' e quasi niente a engine. Ok, quindi questa è la prima parte. Intanto è uscito dal mercato Extreme Curling, ha fatto quasi 30.000 copie vendute, 208.000 di guadagno, grande. Ok, vediamo da che punto siamo. Stiamo facendo un sacco di design e poca tecnologia. Vuole che metta molti dialoghi, un po' di level design ma non troppo, e intelligenza artificiale lui dice alto, io metto 0, perché negli RPG non esiste l'intelligenza artificiale, dire il vero, perché non è contemplata all'interno. Guarda, ne mettiamo giusto un attimino, perché sono tutte cose già scritte in sostanza. Mettiamo giusto un pochino pochino pochino. È un gioco che ha 13.4, mamma mia. E come altre caratteristiche, world design al 100, la grafica la mettiamo qua e lascerei anche il suono abbastanza alto perché sono più punti di tecnologia, quindi mettiamo una buona colonna sonora magari, e perché così riusciamo a tirare su un pochino di tecnologia anche. Dovrebbe essere un paio di punti, vedete che cresce un po' di più adesso. Ok, vediamo di risolvere i bug e vediamo un po' come va. Un 28, devo dire, un larghissimo vantaggio. Nuova combo e grande combo, devo dire. Non facciamo livelli perché eravamo tutti verso l'inizio del livello 2, quindi rilasciamo il gioco e vediamo cosa succede. Intanto, visto che abbiamo 41, possiamo ricercare tra la steering wheel, il gamepad e il new topic, che potrebbe essere pirati. Ok, così avete più cose da suggerire voi nei commenti. Io leggo tutti i commenti degli episodi, più se trovate l'ultimo episodio commentate l'ultimo. Mi raccomando, mettete mi piace, perché quando ci sono i mi piace ai commenti leggo molto più volentieri quelli e li scelgo poi per let's play. Ho intenzione di fare un gioco proprio per episodio, proprio perché per dare più spazio a tutti. Tales of Carbonia, vediamo come va. Aiaiaiaiaia, 7, non è alto. 7, ok. Questo è un 9, wow. E Game Hero. Ok, dai, è una media di 8.5, no, di 8.25 credo. 7.75. Aspettiamo di fare l'ultima ricerca, vediamo come vende. Vedete che sta comunque vendendo abbastanza. 10.000 la prima settimana è già qualcosa. Ok, finiamo la ricerca di pirati e forse riusciamo anche a cercare qualcos'altro. Quindi andiamo qua e ricerchiamo il gamepad. No, ricerchiamo un altro topic, così avete ancora più cose. Facciamo sci-fi. Siamo a rank 15 tra l'altro con questo gioco. Adesso 17 e sta cominciando a scendere. Forse eravamo partiti molto più in alto anche. Ok, abbiamo sci-fi e ci vediamo quindi al prossimo episodio. L'ho fatto molto breve in modo che possiate commentare. Per il prossimo gioco, che molto probabilmente continueremo su NES. Quindi mi raccomando, scrivete. Io sono Ace the Brave. Namaste and be brave.